Parto a chiacchierare. Vediamo se effettivamente. Perché è sempre un po' questa cosina qua antipatica che quando cerchi di andare live, non sei live, poi arrivi. Eccolo qua. E invece alla fine ci sei andato live. Eccoci qua. Allora, primo video della settimana che coincide con la fine della settimana, perché questa volta sono stato veramente a tappo totale e ho avuto proprio il cervello completamente pressato da troppe robe da fare. Poi si sa, si va in vacanza, quindi sono tutti lì. Ma mi sono tenuto la chicca. Mi sono tenuto la chicca perché ho detto, dai, questa volta facciamo una live, la facciamo anche carina, divertendoci. E siccome voglio dire, io ci tengo ad avere un canale di una certa qualità, stasera porto qui niente po' di meno che l'ideatore di il secondo motto della blockchain dopo Don't Trust Verify, che è buon futuro a tutti, William Nonnis. Ciao, Ciao Marco, William. ciao a tutti. Grazie della mega presentazione, ma logicamente rientriamo nel rank che siamo noi fuori dal comune mortale, gli altri sono normali, insomma. Sì, noi siamo quelli strani, ma va bene così Esatto, perché ci divertiamo esatto. in questa maniera qua. Allora, io faccio subito notare che nonostante io abbia una camicia che va già bene, che non è hawaiana, perché altrimenti ci sarebbe stata, tu invece vedi, fai quello serio con la camicia e la cravatta, Ho smontato perché ora dal lavoro, quindi è hai molto smontato ora dal semplice. lavoro e da che lavoro? Nel senso che allora, vabbè, a parte che noi ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto un po' di interventi insieme, un po' di eventi, siamo andati, insomma, siamo anche abbastanza sempre divertiti. Io sono rimasto a fare, come dicono taluni, lo youtuber, e invece William Nonnis, dove mi finisce? William, raccontaci adesso che lavoro fa William Nonnis? Allora, William, diciamo da oltre quasi 20 anni ha sempre sviluppato all'interno del Ministero della Difesa, quindi software, applicativi, tutto quello lì. All'interno dello sviluppo di questi applicativi con vari linguaggi principalmente, ho anche acquisito nozioni e competenze per quanto riguarda la sicurezza informatica, perché logicamente non si chiamerebbe difesa altrimenti. E da qui poi, come ben sai, siamo in due o più persone che siamo pionieri sulla blockchain da tanti anni. Abbiamo iniziato a esplorare questo mondo del Bitcoin, della criptovaluta, poi successivamente Ethereum e quant'altro. E da lì mi è venuta la pazza idea di andare allora da un ministro, l'onorevole Pinotti, era a suo tempo, insomma, quando era difesa, e gli dissi: Ministro, vorrei proporre una nuova tecnologia per effettuare un interscambio energetico nelle smart city. Mi dice: Ah, dimmi, dimmi. E fa la tecnologia blockchain. Mi ha detto: Ma di che cosa stai parlando? E gli ho detto: Vabbè, gliela spiego un attimino, cerchiamo di sederci a tavolino. E allora gli ho spiegato a grandi linee, mi fa: No, vabbè, ma queste non sono cose che non arriveranno mai, non serviranno mai, eccetera. E da lì è iniziato il mio, da buon sardo oltretutto, il mio modo di puntarmi e dire: No, deve funzionare così, perché l'interscambio energetico e la tecnologia blockchain sono due elementi che devono viaggiare assieme. Non è che possono, devono, che è diverso. E infatti, nel corso degli anni abbiamo creato una task force con i vari ingegneri delle varie aree, eccetera, eccetera. E infatti siamo riusciti a partire da settembre, parte il primo tester a Roma della prima piccola smart city utilizzando appunto la tecnologia blockchain. Logicamente parliamo quando, sebbene Marco, quando io parlo di blockchain è solo quella permissionless, non conosco La altre, San voglio. Beer, ovviamente, ovviamente. C'è ancora chi ha questa strana convinzione che esistano delle alternative, no? Che ci siano, come dire, ma anche un po' così. Guarda, te la posso raccontare questa qui, scusa Certo. se ti interrompo un attimo. Vai. Ma mi hanno contattato l'altro giorno su LinkedIn inizio settimana perché appunto volevano parlarmi di un progetto. Qui, vabbè, andiamo a sentire. Insomma, alla fine salta fuori che questa qui era una blockchain fatta su un totale di 50 nodi, di cui 5 validatori, 5, e in più in buona parte privata. E stavano convincendo, cioè volevano proprio, ci tenevano a convincermi che funzionasse, che era importante che fosse privata. Ti dico solo che ero qua in video call, a un certo punto è arrivata mia moglie alla porta, da tanto che gli stavo gridando dietro, che mi fa tutto bene. Dico no, guarda, non va tutto bene, ma adesso sistemo le cose. Ma vabbè, piccolo inciso. Quindi mi dicevi. E quindi diciamo che
sono riuscito, tra virgolette, con il supporto di altri colleghi, a inculcare questa tecnologia. Infatti dal 2019 anche l'Unione Europea ha riconosciuto il framework europeo per l'interscambio energetico con tecnologia blockchain permissionless. Loro logicamente hanno preso per esempio Ethereum, però già che è stata presa Ethereum vuol dire che rientra in quel raggio di concetto di distribuito che noi evangelizziamo tutti i santi giorni, pure al caffè, al barista ormai riconosce l'uomo della blockchain ormai, quindi diciamo pure il barista ormai viene identificato, e quindi questo è un grande passo. Successivamente cosa è successo? A febbraio l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e lo Sviluppo Sostenibile, cioè l'ENEA, ha chiesto un protocollo d'intesa col Ministero della Difesa per quanto riguarda il peer-to-peer energetico, e logicamente l'ha chiesto la task force dove io ero al suo interno per la parte di blockchain, e il presidente allora praticamente ha detto: ah, ma ho visto che avete una persona di rilievo, sai, interviste destra e sinistra, mi piacerebbe insomma averlo all'interno di Enea. Ma io l'ho preso, ho detto sì, vabbè, sai, le solite cose che si dicono a chiacchiere, no? E poi successivamente, forse fine marzo, inizio di aprile, mi sa che te l'ho girata anche a te la lettera, ora non me lo ricordo sinceramente, mi arriva questa convocazione che loro mi chiedevano di andare là. Per me è stata, a parte, una soddisfazione, perché comunque, sai, uno si impegna, studia tutti i santi giorni, tu lo sai meglio di me che noi studiamo tutti i santi giorni, perché sta blockchain cambia ogni ora, non è che cambia ogni minuto. Ogni sì, ora. Maledetti, tra parentesi. Esatto. E quindi sono andato a parlare con chi l'ufficio del personale, che quali erano le ambizioni, quali sono i progetti, e mi ha coinvolto perché fondamentalmente vogliono effettuare realmente l'interscambio, cioè il peer-to-peer energetico a livello cittadino, cioè a livello nazionale. E questo è stato il primo punto che mi ha detto: ok, come base ci siamo. La seconda condizione è stata, ma logicamente gli ho detto: parliamo di blockchain pubblica, cioè non inventatevi né DLT né Hyperledger, gli ho detto, non inventatevi mostri, se volete il mio nome, ma non perché sono bello, alto, figo, gli ho detto, però per me diventa, poi dicono, ma come, prima dicevi a pubblica e poi vai a fare una DLT, ok? Chiaro. Quindi ho detto, queste sono le mie condizioni da qua. E niente, poi come ben sai il 14 giugno è arrivato sto benedetto comando, sto trasferimento temporaneo, per 3 anni, perché questo progetto dura comunque 3 anni, perché sai meglio di me, non è che lo puoi fare in 2 giorni, è una cosa impossibile. Si prendono delle regioni piccole come macro area campione, poi si cala la tecnologia, dove logicamente andrà coinvolto anche il nostro amico Marco con Quadrams, eccetera, eccetera. Sì, ci saranno un po' di Evo Digitale per quanto riguarda la formazione, dove tu anche sei all'interno, yes. Quindi, perché comunque non possiamo solo dare lo strumento tecnologico se fuori poi non c'è una competenza, una consapevolezza di che cosa fare con quello strumento. E quindi da lì è iniziato quel corso, e questi giorni diciamo che sono belli pesantucci, queste 2 settimane che sto affrontando, perché sto vedendo un mondo che è lontano dal classico ministero, perché il ministero è un po' più a livello di posizioni, di ruoli, è molto ben finito. Qua siamo molto un po' più, passatemi il termine, non è un'offensiva, la carlona, diciamo, giochiamolo così, la carlona. Beh, ma quindi il ministero sarà, come dire, molto inquadrato, in particolare figurati quello della difesa, che no, secondo la difesa me sono sotto, militari, quindi sono militari, quindi c'è, cioè, lì gerarchia precisa qua. Esatto. Qua essendo un'azienda probabilmente più che c'è altro anche più. Più che altro siamo sempre un'azienda sotto al MISE, come ben sai, perché comunque fa parte del MISE. L'ente nazionale. Esatto, sì. Però l'ente nazionale delle nuove tecnologie, però il concetto è che essendoci ricercatori, il ricercatore lì gode della, praticamente devo spaziare, la virgola la devo studiare, quindi non devo avere limiti nella trasmissione dati, eccetera, eccetera, e quindi capisci che c'è un mondo che non può coesistere con certe cose, per quanto riguarda per esempio l'aspetto infrastrutturale della sicurezza, cioè ci sono mondi che sì, sono approcci diversi, e ne è molto più R&D se vogliamo. Esatto, quindi... esatto. E quindi questi giorni sto, come vi posso dire, riunioni, confronti con quelli che ci sono da una vita, sai, e poi arriva lì, dice: ah, ma questo mi è arrivato oggi, vuole cambiare, vuole fare. Io non voglio cambiare nulla, ma voglio almeno dare un'omogeneità a quello che si fa, soprattutto sulla tecnologia. No, vai, cambia, perché voglio dire. Come... E poi ci sono stati dei progetti con, diciamo, con l'ho saputo, te l'ho anticipato prima, dove c'era
questa fantomatica blockchain di 47 nodi per il Made in Italy, ho detto... Sei sceso sotto la mia, 47, mamma mia, mi batti in basso. Mi ho detto, se la volete fare, non col mio nome, ma visto che comunque mi avete chiamato per quello, sicuramente, detto, leggendo il requisito tecnico, non rientra in una blockchain, ma rientra semplicemente in una DLT centralizzata, dove ci sono i singoli validatori ben definiti, sparsi, come dicono loro, in tutto il mondo, perché secondo loro il concetto di distribuito è un validatore sta in Cina, uno in America, uno in Arabia, secondo loro è distribuito, ma non funziona così, il sistema distribuito è un'altra cosa che sappiamo certo. Benissimo io e te. E quindi, diciamo, sai, ci sono, come ti posso dire, i primi confronti, un po' accesi, un po' meno accesi, sai, puoi stare sulle balle. Ma ci sta, nel senso che, cioè, allora, io da quello che ho visto, e probabilmente sarà quello che adesso ti terrà occupato per un po', è che pensare blockchain vuol dire cambiare mentalità e appunto accettare tutti questi concetti diversi, il fatto di appunto distribuito vuol dire anche eventualmente far entrare nella mia rete, nel mio, anche chi prima vorrei tenere fuori, perché sennò non è distribuito, cioè se non può entrare il mio competitor, se non può entrare chi mi controlla, non è distribuito, è comunque... E quindi, come dire, è difficile all'inizio per chi non ha mai ragionato in questi termini, perché non ha mai progettato il progetto in questi termini, cioè loro hanno dei pilastri su cui hanno lavorato una vita, tu dici no, questo qua adesso lo facciamo il contrario, il panico è la cosa normale, ci vuole santa pazienza, ci vuole molta capacità di comunicazione. Per quanto mi riguarda, lo sai bene poi come sono fatto io, a me è una sfida che mi piace arrivare in questo, almeno in 3 anni, a una buona percentuale, ma soprattutto per quanto riguarda, che è un cavallo di battaglia che porta avanti dalla difesa, il concetto di disintermediazione e scambio energetico, che deve essere alla base di un paese civile, normale, culturale, ma normale, non dico che non stiamo chiedendo cose strane, anche perché sono sempre del parere che gli attuali, diciamo, attori presenti nella filiera della distribuzione di energia non è che spariscono, non capiscono questo, come molti attori no, vanno ridimensionati il ruolo che fanno, e va un po', se prima guadagnavi 100 ora guadagnerai 30, però non è che sparisci, si distribuisce il concetto di lavoro, di operazione. Sarà una bella botta per loro, però, come dire, cioè, è sempre così, nel senso che quando anche, non so, è arrivata internet, no? E dicevano cosa fa, cosa non fa, cioè, mi hanno impiegato 20 anni a capire che cos'era internet, dagli anni 70, 90 quando abbiamo cominciato a vedere, adesso poi la usiamo forse un po' più davvero adesso, e dicevano allora, ecco, che fine vuoi che facciano i giornali, i giornalisti, le televisioni, lo stiamo vedendo fondamentalmente. Ovvio che sarà una cosa graduale, sarà una cosa passeggiata. Ma guarda, cioè, su questo dire... graduale, Marco, c'ho la mia idea, poi magari sbaglio. Non credo che sia molto graduale e molto a lungo termine, perché la tecnologia sta correndo. Il vantaggio che abbiamo oggi rispetto a 20 anni fa di internet è che oggi fondamentalmente internet... Che abbiamo già internet. Ce l'abbiamo in mano tutti i santi giorni, quindi sappiamo già adoperarlo. Forse corre un po' di più per questo la tecnologia, ma anche l'adozione di massa di certe cose, aree, servizi e quant'altro. Quindi la mia, come ho sempre parlando con te, con altri colleghi, la mia idea è che entro il 2023 ci saranno un'adozione, non dico 30, mi allargo, voglio stare largo, il 30% di servizi passano su blockchain, entro il 2023, io sono convinto di questo. Cavolo, sarebbe tanta... Beh, non dico che dopo domani, però insomma ci abbiamo un anno e mezzo. Però tieni presente, sì, tieni presente che, come tu ben sai, oggi chi sta prendendo piede su questo sono il concetto dell'utilizzo degli NFT. Quindi di conseguenza adesso questo qua. La musica, l'arte, ora stanno capendo che se vogliono fare soldini, guadagni, introiti, devono andare lì. Non basta più il concetto di mostrare la tua opera d'arte o dare l'autenticità al tuo file musicale, alla tua canzone, quello che sia, in presenza. Oggi devi spaziare a 360 gradi in tutto il mondo, altrimenti è oggi l'unico modo che ti dà certezza di quello è mio o quella parte di quadro è anche di Giovanni, di Antonio, di Paolo. È questo, lo strumento certo. È questo. Quindi molte in realtà, la musica secondo me, la musica e l'arte stanno verso quella direzione, perché hanno capito che comunque c'è un introito buono anche per loro, non certo, dico sì. Grandi livelli, c'è un introito. Logicamente l'altro cavallo di battaglia, secondo il mio punto di vista, che arriverà entro il 2023 è l'identità digitale su blockchain. Ormai deve essere
assolutamente, perché non si può, non può essere che io Speed lo uso solo in Italia, poi vado in Slovenia, in Svizzera, non uso Speed e devo rifare tutta la procedura anche lì. È una follia. Non possiamo stare con sì. questi limiti, con questi limiti e confini geografici. Non deve, allora, internet, o meglio internet, scusami, il digitale è nato per eliminare spazio e tempo. Quindi non esiste più questo concetto di limite, tu sei in Italia o sono in Svizzera. Perché comunque, se uno vuol commettere un reato, è vero, prima bisogna andare fisicamente in Svizzera a commetterlo, no? Oggi lo puoi fare attraverso internet. E qual è la legge che mi dice tu hai commesso quello e hai commesso quell'altro? Ma se io l'ho fatto dall'Italia e l'ho fatto verso la Svizzera, come fai a dirmi che è un reato che riguarda l'Italia o la Svizzera? Ecco perché va rivista anche la forma di giuridica che coinvolge l'Unione Europea, gli Stati Uniti. La Cina non ci parlo perché è un mondo a sé, quindi lasciamola parte. Diciamo che è un mondo a sé, e quindi di conseguenza questo è l'aspetto fondamentale, però io sono convinto che l'identità digitale invece sarà... No, magari, evidente, magari. Sono proprio convinto, cioè, perché Marco sta diventando una necessità ormai. Non... Guarda, mi ci stavo spaccando la testa giusto oggi, perché stavamo ragionando sul discorso Green Pass vaccinale, farlo su blockchain, che adesso c'è questa cosa che San Marino ha fatto, stavo cercando di capire un po', di studiare come potrebbe effettivamente funzionare, di qual è la parte, diciamo, e non è effettivamente una cosa molto banale, perché se devi dare tutte le garanzie al contorno, tutte queste cose qui, è un attimo, cioè se fai le cose semplici è facile, ma se vuoi fare veramente, quindi diciamo sì, 2023 secondo me potrebbe essere carino cominciare ad avere i primi cose. Sì, i primi servizi secondo me sull'identità sono è quello, si parte da lì, l'identità, poi a cascata tutti gli altri, perché io poi in un servizio distribuito posso accedere a tutto, però devo avere un'identità che mi permette di fare questo, è l'identità distribuita che te lo permette. Certo, certo. Che quindi diamo già direttamente la risposta a Pippo di Linux Way, che dice: cos'è questa identità digitale? È il fatto che tu hai la tua identità, il tuo riconoscimento, quello sei tu, quindi dovunque tu sia nel mondo digitale, se quella, diciamo, col tuo alter ego ha fatto qualche cosa, o se quel tuo alter ego ha una proprietà, vuol dire che ce l'hai tu. Quindi insomma, come dire, un po' come dire il digital twin, adesso va bene, non è proprio preciso uguale, però insomma, per incanalare il discorso, visto che è molto complesso, perché comunque c'è molto studio è stato fatto giustamente dietro, e anche come capita appunto con la blockchain, un settore dove tu hai metti insieme, ok, la tecnologia per farlo, perché devi farlo in maniera sicura, però contemporaneamente c'hai tutti anche una serie di argomenti di tipo sociale, di tipo politico, di tipo geopolitico, perché poi alla fine ci sono stati che vogliono essere, come dire, un pelino più invasivi sulla tua possibilità e altri che lo sono un po' meno, quindi vabbè, però non so, io ecco, su questo devo dire un po', come dire, non mi riconosco tantissimo, diciamo, nel movimento cypherpunk anarchico, però io vedo costantemente questa lotta fra quello che la tecnologia ti permette di fare e la legge che insegue. Poi alla fine dice, e cuccami, e fermami, e fregami, come blockchain insegna, siamo inarrestabili, e quindi alla fine dice, chi vincerà? Ma non lo so, io però faccio non il tipo so, per la parte della tecnologia. Il problema, sai, in Italia magari si vince un po' di più, è il concetto di... legislatore che tarda su tutto, basta vedere senza andare lontano gli smart contract, stiamo ancora aspettando. Siamo ancora febbraio 2019, siamo nel 2021. Ma sai che io lì ho, come dire, non lo so, ho visto questa cosa che usciva di Ipsy doveva uscire, che doveva essere la cosa di Ipsy, poi non si è capito se è uscita o se non è uscita. Sono cose atti osceni in luogo pubblico, li definisco. Ah, ok, no, beh, io ho visto questo articolo su, cos'era, Il Fatto Quotidiano, che diceva il manuale del conflitto di interessi, ma perché mi sembra di aver capito, non so se è giusto, potrei sbagliare, che chi doveva dare le linee guida per cui ha detto sì, cioè, appunto non sono uscito, però è uscito con il suo prodotto. Non so se è così, però mi è sembrato di capire sì, che la roba andasse in questa maniera. Te la spiego magari come la interpreto io, poi magari giustamente non è così o si avvicina. Secondo il mio punto di vista, quando è stato emanato il decreto semplificazione nel 2019 con smart contract e DLT, è stata una botta per Agid in quel momento, che non sapeva che mano darsi fondamentalmente. Perché? Ma non perché non avesse le competenze, perché parallelamente è stato creato la task force di esperti al MISE. Quindi sono andati in conflitto, dici, ma com'è? Qui abbiamo fatto una task force e logicamente mi stai replicando quello che vogliamo fare tutti quanti, no?
E quindi lì si crea un contesto di gelosia politica, chiamiamola così. Mm. Successivamente cosa è successo poi in Agidi? Che è cascato il governo, come ricorderà il primo governo giallo-verde, e hanno cambiato il direttore generale perché hanno dovuto mettere uno vicino a quell'altro governo, quindi al governo Conte 2, insomma. E anche da lì, purtroppo, sali, scendi, quello che arriva dice sì, qua abbiamo fatto il decreto semplificazione, ma ti faccio l'esempio, a me può anche non interessare, quindi lo lasciamo parcheggiato lì. E così sta avvenendo, attenzione, così sta succedendo. Mm. Poi c'è l'altro concetto che dici tu, che chi lavorava all'interno di Agid a questo decreto, a questa parte tecnica di linee guida del decreto semplificazioni, successivamente ha preso, secondo il mio punto di vista, non è una critica, ma una mia considerazione personale, la palla al balzo nel dire, ok, adesso andiamo in Europa, proponiamo questo e andiamo a proporlo. Ma io sono anche contento che quel tipo di attività venga proposta a livello europeo, ma c'è solo un piccolo problema. Tu devi proporre la tecnologia così com'è, nel senso che non puoi andare a modificare un concetto di, in questo caso parliamo di distribuito di informazioni, centralizzandolo a 35, ora non mi ricordo quelli che ho visto su internet, quanti sì, 33, 35, qualcosa del genere, che decidono quel titolo di studio, che poi sono partiti da un concetto di titolo di studio, lo validano, lo certificano i 33 validatori selezionati dall'Unione Europea. Ma chi sei? Cioè, ancora si deve capire questo. E poi è normale che poi la stampa, perché poi c'è anche il concetto di cavalcare l'onda mediatica, ora del PNRR, i soldi, la digitalizzazione, tutte queste belle cose qua, dice, ma fammi vedere chi c'è dietro. E poi spuntano, diciamo, le problematiche, i conflitti di interessi, che all'interno c'è un determinati soggetti, e infatti al suo interno, quando fu contattato da Enea, mi disse, ah, noi siamo anche dentro qui, ok, perfetto, potete anche uscire, perché non rispecchia quello che è la mia visione di blockchain, quindi, diciamo, usciamo da quel contesto. Mi fa, ma perché no? No, perché non ha senso. Cioè, se vogliono andare avanti con quel progetto, che vadano, ma noi facciamo le cose fatte bene, almeno fin quando ci sono io. Poi, se magari arriverà un giorno Giovanni Rossi, che vuol fare l'opposto di William, lo faccia, ma è Giovanni Rossi. William ha fatto le cose per cui quella tecnologia è nata, e non si può, come vi posso dire, come sento dire anche molte volte, anche da professori del Politecnico di Milano, cioè trasformare, se quella tecnologia è nata su un concetto che per me è fondamentale, il concetto di distribuito, cioè che parte dal basso. Questo è il vero cambiamento. Non possiamo più partire dal vertice che ci dice, bravo William, hai preso la seconda laurea in ingegneria sociale, che ne so, ti faccio l'esempio, e te la riconosco io perché sono il MIUR. Ma chi sei? Cioè, non esiste, deve svanire questa cosa qua. Dobbiamo entrare in un mondo che è totalmente diverso, ma totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto fino all'inizio del Covid, perché poi è il Covid che ha dato una mano santa. È vero, attenzione. È vero. Nella purtroppo sua negatività sì, ha dato una mano santa, vero. Perché faccio l'esempio, la nostra diretta, il nostro diciamo meeting pomeriggio serale, per noi è normale perché siamo dentro la tecnologia, ma se tu lo proponi a docenti che vogliono fare un collegio a docenti, dico, no, dobbiamo andare in presenza, ancora è così, ancora è così, e capisci che se perché non è normale, capito, è normale. È normale, bravo, hai toccato un termine concetto. Infatti in Enea però questo, ti posso dire, lavoriamo molto con il meeting, quindi non, ognuno dalla sua sede, quindi su questo l'Enea è molto avanti, anzi, mi è piaciuto molto questo approccio. Però il concetto è che non è più, non rientra più in un contesto sociale che dici abbiamo le persone anziane, no, abbiamo le persone che tu, Stato, ti devi prendere carico di una formazione e informazione corretta. Non puoi solo scaricare la colpa, è anziano, ormai sta andando in pensione, ormai... No, tu devi fornire l'accesso, come avviene nei paesi dell'est, che dimostrano che sono tra i primi 10 dell'indice DESI, della classifica europea, che dicono che gli ottantenni si prenotano la lastra, la TAC, la visita con una app. Cioè, se lo fanno lì, non credo che sono intelligenti. Tanta roba. Sì. Ragazzi, quindi ecco perché sotto questo punto di vista bisogna migliorare, secondo me. Guarda, c'è una domanda, mi chiedono che cosa ne pensi di Lightning Network. Diciamo che è un'ottima, secondo il mio punto di vista, alternativa a quello che è, cioè è un protocollo che ha messo Bitcoin provando a velocizzare le sue, diciamo, transazioni fondamentalmente. Sicuramente
secondo me il concetto è questo, bisogna entrare in un'ottica che Bitcoin è nato per fare una cosa, Ethereum è nata per farne un'altra, non possono essere due cose uguali. Le persone che sono pro Ethereum, pro Bitcoin o maximalist, chiamali un po' sì, quelli che si scannano in continuazione, esatto, devono capire che sono due realtà utilissime al concetto di distribuito, di concetto distribuito, ma fanno cose diverse. E queste cose diverse... Sono d'accordo. Devono... Soprattutto perché non ha senso scannarsi su sta roba. Sono strumenti. Tu sei un tecnico, conosci lo strumento. Se quello strumento ti serve, usi quello. Se non ti serve, usi quell'altro. Poi anche lì il confronto, secondo me, sai che quasi non ha senso, nel senso... Ma non esiste neanche è meglio quello di quell'altro. Sono cose totalmente diverse. Obiettivi diversi... È come dire... Esatto, obiettivi diversi. La persona che ha fatto la domanda sul Lightning Network. Bitcoin si è accorto che magari c'è un traffico maggiore di persone che transano e vuole diminuire i tempi. Semplice. Ha notato questa cosa qua. Però fondamentalmente, secondo il mio piccolo punto di vista, se io devo trasferire un asset dal punto A al punto B con Bitcoin, a me che ci sia 10 minuti e un quarto d'ora di attesa non è un problema, secondo il mio piccolo punto di vista. Sì, 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 sì. Altro discorso è che se faccio le transazioni per pagare, faccio l'esempio con delle cryptocurrency, un caffè, lì cambiamo totalmente il concetto, assolutamente sì. Chiaro, ma ammesso che, come dire, abbia senso farlo, nel senso io non lo farei in questo momento, vabbè, perché sto ancora aspettando che salga, eccetera, però volendo, non so, sì, allora in quel caso lì, Lightning Network eccezionale, io non lo userei, neanche, nel senso, perché non so, però penso anche che ci sono altre realtà, tipo, non so, tipo Dash. Tecnicamente non lo userei. Anzi, guarda, Dash, ragazzi che conosco della comunità italiana hanno fatto l'altro giorno, hanno fatto da soli, bravissimi, proprio tirandosi sulle maniche, metto lì, il distributore automatico che va con Dash, e tu compri direttamente con Dash e funziona a tempo istantaneo ed è lì. Quindi vabbè, il concetto lì rientra il gioco del concetto di smart contract che è sì, nato sì, con ma le proprio pagamento quindi... dirette e via dicendo, quindi il assolutamente sì, quindi, però come però dici tu si la, può la fare cultura, no ma si può fare tutto, l'importante secondo me, perché nel momento in cui si crea questo odio e amore, competizione tra due realtà totalmente obiettivi diversi, l'adozione di massa non avverrà mai. Se si creano questi, diciamo, distinzioni, sì, quelle sì, meglio, sì, quelle non avverrà mai. Invece Bitcoin cosa serve? Per degli asset di valore? Ok, utilizziamolo per quello. Ethereum cosa serve? Per la DeFi, la finanza decentralizzata, smart contract, quello che volete voi, utilizziamolo per quello. Ogni struttura, secondo il mio punto di vista, blockchain distribuita, deve avere il suo servizio, il suo obiettivo che va a coinvolgere la comunità dal basso. Quello è il punto focale. Sì, sì. Se sei utile, hai una community, la community ti supporta, vai avanti, risolvi dei problemi alla gente, è tutto il senso di esistere. Assolutamente quello, sì. Quello assolutamente ecco sì. Perché sono importanti alcune realtà, nel senso che, ecco, abbiamo prima citato all'inizio Quadrams, ce ne stanno una marea, comunque... Tra l'altro con quella in cui lavoro io, collaboro con loro, quella Atron Gate in Svizzera, e quello che dico sempre io è questo, che poi molte volte tra noi due parliamo su WhatsApp e chiacchieriamo così tra di noi, dico, ma questi che fanno blockchain non pubblicano un white paper, di che cosa stiamo parlando? Io ancora devo capire questa allora, cosa. Allora, ieri ne ho beccata una che invece pubblica white paper con una serie di paroloni complessissimi, ha tutti i repository GitHub aperti, tutto molto open source, poi vai a vedere nei repository GitHub e trovi che c'è solo il codice sorgente per fare solo nodi sulla testnet, sulla mainnet non puoi, per la mainnet devi usare esclusivamente i binari compilati da loro. Certo, che spettacolo. Ok. Però questo è il problema... Che succede? Perché comunque, secondo me, ci sono settori dove, appunto, abbiamo detto la blockchain incide, e nel settore pubblico io sono sempre più convinto, perché ormai dal 2013 che martello sul pubblico, la blockchain ha una rilevanza di servizio sociale importante, ragazzi. E lì va inculcata, perché quando la blockchain sarà a regime nel settore pubblico, per il privato accedere ai servizi, lo farà con volontà, pagherà con volontà
non con dire devo aprirmi la partita IVA, devo fare la fila, devo prenotare quel giorno il dipendente scazzato e non funziona. Ma forse solo quello è un dramma totale. Ok, cioè... questa cosa qua. Quindi diciamo che fondamentalmente bisogna capire questi servizi, ma il problema dove nasce, questa è una mia sempre opinione personale, che il vertice politico, dirigenziale, non ha consapevolezza di che cos'è il problema e quali sono le soluzioni disponibili. Questo è il discorso. Il vertice politico è messo lì, secondo un punto di vista, anche analizzando le ultime, diciamo, gli ultimi cambi di governo, chi più, chi meno. Faccio un esempio banalissimo. Siamo passati dal ministro Pisano che diceva entro il 2023 avremo la banda larga, il ministro Colao entro il 2026. Ma tra un po' ci sono i satelliti di Elon Musk che ti danno internet gratis. Ma di che cosa stiamo parlando? Questo non ha più senso. Ecco perché, secondo me, è importante... arruolare, passatemi il termine, professionisti, formatori del digitale e di altre categorie che formano altri formatori per andare in massa nelle regioni. Dire, tu sei la regione Molise, Abruzzo, eccetera, eccetera, è un bacino di utenza, ok, tu sei dipendente comunale, non hai mai fatto formazione da quando sei entrato, arriva Marco Crotte e ti forma su che cos'è Linux, Windows, tutte queste belle cose qua, le opportunità, i software che ci sono, e tu lo utilizzi al meglio verso il cittadino, non verso i tuoi interessi dell'amministrazione locale. Io su questo sono molto ricco. No, noi abbiamo avuto qualche mese fa il problema della variabile Pippo, famosa variabile Pippo, quindi vabbè. No, però qualche cosa sta un po' migliorando, devo dire. Sembra che dopo, come dire, aver toccato il fondo, qualche cosa di meglio torna a fondo. Penso che la variabile Pippo sia... È stata proprio come dire ok, stop, basta, variabile Pippo, fine, basta. Esatto. Va bene, William, ascolta, io ti ringrazio tantissimo perché ti ho già portato via molto tempo e piuttosto, guarda, mi gioco la tua presenza per una prossima diretta quando ci racconterai magari un po' più da vicino, perché allora io sono contentissimo, ti dico, del fatto di vedere che nella pubblica amministrazione, in un ente statale, parastatale, partecipato e vi dicendo, ci siano persone come te, perché voglio dire... Vuol dire che questo messaggio sta arrivando, vuol dire che sta arrivando della competenza, vuol dire che sta arrivando anche un interesse che viene anche veicolato nella direzione giusta. Il percorso, secondo me, io apprezzo tantissimo il tuo ottimismo, ne ho un filo meno, penso che ci arriveremo sicuramente, ma ci arriveremo più tempo, perché soprattutto condivido il tuo punto di vista sul fatto che sarà importantissimo come strumento per sburocratizzare, disintermediare, velocizzare, evitare errori, risparmiare un casino di soldi. E in Italia ne abbiamo un bisogno, cioè come il sangue. Come il pane, come dice. Guarda, anche di più. Quindi guarda, io farei una cosa di questo genere. Certo. Per stasera io ti ringrazio tantissimo, ti darei appuntamento una delle prossime. Tu quando vuoi, mi fai un colpo di telefono e dici guarda, c'ho da raccontarti sta roba qua bellissima, o brutto che è successo, ci facciamo un'altra diretta da scassarsi. Assolutamente, Marco. Ti ringrazio innanzitutto sempre della tua, diciamo, collaborazione. Beh, tra di noi dialoghiamo tutti i giorni, messaggi, WhatsApp, quindi c'è un confronto costante. È la cosa più importante che fai tu, che secondo il mio punto di vista, ecco perché sei uno, ti chiamo l'influencer della blockchain. Ti chiamo così, non la Ferragni, l'influencer della blockchain. Diciamo tanta che roba. Riesce, secondo, ma te lo dico perché poi io riconosco i miei limiti. Io, per esempio, il discorso di YouTuber non è nel mio DNA, non riuscirei a farlo. Quindi apprezzo che tu lo fai in maniera molto corretta e comprensiva, secondo il mio punto di vista, ma non è per sviolinarti, perché conosco le tue competenze, quindi so di cosa parliamo. E ci sono poi persone che sono bravi YouTuber, ma dicono una marea di fesserie in questo ambito, e quindi bisogna un attimino fare una cerchia, togliere dal mezzo a questo marasma alcune persone e dire, signori, questa è l'Ave Maria, perché la Bibbia è scritta da che fu, no? È la Bibbia della blockchain, deve esserci anche lì. Quindi, di conseguenza, quello la è. Bibbia... Esatto, the code is law. Il codice. Stiamo sul codice. Vai, esatto. Perfetto. Potere grazie tecnici. Marco e grazie a tutti e buona serata a tutti. Un abbraccione, William. Ciao, a presto. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.